Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Mi trovo a Terracina e sono nello studio, nell'abitazione, di un artista di una serietà, di un rigore, di una capacità di nemesis poetica, di racconto, di anima e di luce che sono realmente straordinarie. È un vero artista, ma come spesso accade per tutti i grandi artisti, esistono delle concrezioni saline che impediscono la diffusione a livello internazionale dell'opera, almeno fino a quando non arriva qualcuno, vedete il sottoscritto, che decide di invadere con la loro bellezza, con la loro immagine, la storia e anche la diffusione televisiva. Allora, con me c'è l'artista capace di questo realismo, guardate, di questa descrizione che non riguarda le cose o i particolari, ma riguarda qualcosa di più inafferrabile, un'atmosfera. Si chiama Osvaldo Paniccia e l'artista è qui con me, anzi lo voglio ringraziare per aver accolto il mio invito ad aprire una finestra sulla sua grande arte. Osvaldo, è un piacere essere qui con te. Allora, il nostro pubblico ha il tuo telefono in onda per chiamarti, per venire qui a Terracina a incontrarti con i tuoi assistenti, qui con i tuoi collaboratori, per avere una delle tue opere. Io vi dico subito che Osvaldo è nato a Terracina e ha sempre dipinto, fin da quando era ragazzino, tantissime mostre. Esatto, esatto. Ecco, moltissimo. Mi dicevi prima, Osvaldo, che per te l'arte è una cosa seria. Una cosa seria, molto seria, non si può prendere sotto gamba. Ecco, l'incontro con te è unico, perché io vi dico, di arte ne vedete tanta anche in televisione, tanti aspetti, ma trovare un artista capace di questo realismo, di queste descrizioni, di questa serietà, è qualcosa di unico. Guardate questi gamberi che l'artista ha rappresentato, immersi in questi deliquio violaceo. È la sua forza, è la sua favola, è la sua sospensione. È Osvaldo Paniccia, artista capace di uno specchio segreto, e chi ha il coraggio, la forza di entrare entro la porta del suo animo proverà delle escursioni che sono indescrivibili, che sono fortemente soggettive. Ora, vediamo adesso alcuni quadri, Osvaldo, che tu hai raccolto qui, possiamo vederne un altro. Ti voglio dire questo, sicuramente Osvaldo, io è impossibile compendiare in pochi minuti la tua storia, perché sono anni che dipingi e sono anni che crei. Ecco, anni che crei e che, guardate, permettimi, ma guardate quale presenza incantata, solenne, rituale, che non è né antica né moderna, ma semplicemente profondamente vera nelle sue realizzazioni. La delicatezza di questo paesaggio, di questo suo chiarismo, di questa sua adesione al precetto montagliano del tendere alla chiarità delle cose oscure. Per colore, per bellezza, sei uno degli artisti più importanti che abbiamo in Italia oggi. Osvaldo Paniccia è uno degli artisti più importanti sui quali investire, ovviamente, sui quali investire, perché Osvaldo, possiamo dire che sei sempre stato un artista fortemente libero. Non è... sempre, assolutamente, sempre libero. Ecco, non hai seguito mode, correnti, ideologie, questo... Sono autodidatta. Tutto ciò riesce tutto dentro di me. Io guarda, cioè, anche questo tuo modo di parlare un po' sottovoce, oggi c'è bisogno di parlare, non di urlare, ma di raccontare anche. Ha detto Osvaldo, sono un autodidatta, lui tiene molto a questa vocazione, lui è nato artista, cioè si è nato con questo talento, però tutto ciò che vedete è dentro di me, è il mio mondo interiore che tu riporti sulla tela. Queste case, queste abitazioni, questa visitazione sono aspetti tutti privati, interiori, che l'artista poi riporta sulla tela, sulla pelle seconda e delegata alla realtà. Guardate, io ti dico, io non ho mai visto, ma guardate l'intarsio cromatico, il tessuto narrativo, guardate l'evocatività, sono quadri eccezionali.
come riesce a raccontare, come riesce ad essere unico. E pensate che questo artista prova anche tanta attrazione verso altri pittori, ma è lui il vero artista, è Osvaldo Panizza il vero artista. Guardate che quadri, che bellezza. L'arte non è morta, l'arte vive in queste pulsioni, in questa sapienza. Ma attenzione, l'ha sempre detto, per me l'arte è una faccenda seria, dice Osvaldo. Non può essere sprecata nella gratuità, non può essere sprecata nelle facili trovate, non può essere, diciamo, svenduta nei surrealismi artificiosi. C'è cuore, c'è racconto, c'è emozione, c'è palpito nelle tue opere. Prima l'arte, prima si pensa e dopo si fa. L'arte prima si pensa e poi si fa, un po' come Fattori diceva anche, e tu hai questa bella disposizione a ragionare sulle cose, a studiarle prima di metterle sulle... L'arte prima si pensa e poi si fa, e poche parole ma che servono a capire la tua originalità, il tuo messaggio. Vediamo un altro quadro ancora di Osvaldo Panizza direttamente qui. Vi ricordo sempre il numero per chiamarti, Osvaldo, e per entrare in rapporto con te. Io, la bellezza di queste opere, che sembrano perfino superare le grandi realizzazioni di Morandi, per dire, c'è una sospensione, qualcosa di unico. Eppure Osvaldo non ha mai voluto speculare sulle sue creazioni, questa è la verità. Osvaldo non hai mai voluto speculare sulle tue intuizioni, sulle tue invenzioni. Lasciamo pure il quadro sul cavalletto. Osvaldo, ascolta, per quale motivo non hai mai voluto più di tanto, come posso dire, insistere su aspetti commerciali sulla tua arte? Non lo so, perché non la ritengo una cosa seria. Sono un sacco di imbroglioni. Questo è vero, sì, c'è purtroppo, oggi l'arte, è vero, provano a venderla in tutti i modi, anche su... Però la tua poesia, in questo incontro incredibile, chiedo ancora all'abile regia di regalarvi l'emozione, guardate che compostezza, che delicatezza, che congiunzione di umanità profonda anche sull'uomo non si vede, di vera vita, di purissimo sentimento della forma, sembra quasi superare, oltre a Morandi, Virgilio Guidi, questi grandi pittori del realismo. Ma ciò che rende così unico e indimenticabile Osvaldo è proprio quel suo lirismo, quella liricità, quella delicatezza, quell'affabilità che c'è nelle sue realizzazioni. E ne ho scelte solo alcune, qui vedete intanto intorno dove siamo immersi, in mezzo ai quadri. La casa tua a Terracina ormai, Osvaldo, è proprio una galleria, una Wunderkammer. Una galleria d'arte. Una galleria d'arte l'hai trasformata. I suoi quadri, i suoi ricordi, le sue emozioni. Oggi quelle opere possono entrare a casa vostra, oggi queste opere possono accompagnarvi come realizzazioni preziose e uniche di un vero artista moderno. Perché tu da solo, Osvaldo, sei un po' il contestatore di un'epoca buia. Sei un po' il contestatore di un'epoca buia. Vediamo un altro quadro ancora di Osvaldo Panizza. Guardate, ecco anche questo. Insomma, io non ho quasi più parole, perché vedere la prelibatezza, la delicatezza di queste realizzazioni è anche impensabile farvi una proposta di prezzo su questi quadri, è quasi impensabile. Perché se io vedo che si vende un taglio nella tela a 2 milioni di euro, io non lo so a cosa può arrivare una cifra del genere, un quadro del genere. Ma lo vedete il realismo, la sapienza di questo artista, la capacità? Osvaldo, ti chiedo, cosa deve tentare di esprimere l'arte per te? Dicevi il tuo mondo interiore, cosa deve tentare di raccontare l'arte per te? Diciamo così, che l'arte deve essere qualcosa di universale, qualcosa che la gente deve vedere e capire subito i quadri.
Quindi un'arte di grande intellegibilità, di grande immediatezza, l'arte deve essere universale. Quanta onestà. Non sono io che devo spiegare il quadro. Il quadro che ti si deve far spiegare da solo. Capito? Non è, dici giustamente, Osvaldo, non è l'autore che deve spiegare e come. È l'opera che deve autopresentarsi, deve vivere come ubi consista nella sua originalità. Certo, compito della critica e il mio compito televisivo è quello di tentare di comunicarvi l'emozione dell'immagine, ma io davanti a un quadro come questo, così sapiente, così unico, così universale, come dicevi, potrei dirvi tanti aspetti nella compostezza, nell'armonia, nella immaginazione, nella capacità, nel rigore mentale con cui crei, ma su tutto c'è l'unione di aspetti che sono equilibrio cromatico, compositivo, e al termine di questo periplo vertiginoso la poesia sottile di questo artefice. Bene, Osvaldo, siamo giunti quasi al termine del nostro primo incontro con te qui a Terracina. Allora chiedo alla regia, chiedo ai nostri ai collaboratori di potermi mettere sul cabaletto un altro quadro a loro scelta del maestro Osvaldo. Era impossibile scegliere fra tanti quadri importanti che hai qui. Vediamo questa marina, per esempio. Ma non vi sembra di che meraviglia, il mare, poi il tuo mare, Osvaldo? Sì, sì, questo è il mare nostro. Questo è il mare nostro. Questo è San Francisco. La nostra spiaggia. Ci ho vissuto tutta la vita. La tua spiaggia, la spiaggia tua, dove che hai sempre visto, guardate, in questa bellezza, in questo realismo così delicato, in questa rappresentazione cum figuris dello spirito. C'è anche una componente metafisica in queste realizzazioni, c'è un ingresso di Osvaldo, ogni opera è firmata Paniccia, vedete, un ingresso nel deserto del senza tempo, dove la libertà di questi gabbiani, lo spazio e basta, non ci sono sovrastrutture ideologiche, non ci sono superfetazioni, non ci sono aspetti ulteriori alla grandezza di queste realizzazioni, e poi opere incredibili di una qualità sovrana, di una qualità sovrana. Vorrei passare alla storia per essere quello che per primo ha parlato a un pubblico internazionale di Paniccia, perché per me, Osvaldo, sei un'autentica scoperta, sei un'autentica scoperta. Vediamo ancora l'ultima opera per questa nostra rassegna, l'ultimo quadro. La ringrazio. Io, Osvaldo, ringrazio te perché mi permetti di regalare al pubblico che ha bisogno di vera arte quadri autentici, di una qualità esagerata, straordinaria. Guarda, anche questo l'ho scelto io, questo la belle. Silenzio. Si deve guardare e basta. Si deve guardare, si deve godere di questo quadro e basta. Si deve guardare e basta, in silenzio, come ce lo vuole dire il suo autore, Osvaldo Paniccia. Si deve guardare, si deve ammirare. Questa è l'arte, questa è la pittura. Questo è il vero volto dell'arte. Osvaldo, termina qui l'incontro. Allora, ancora complimenti per la tua unicità e per il messaggio che stai dando all'arte, un'arte oggi sempre più sprecata in speculazioni assurde, in speculazioni ciniche e violente, un'arte che deve riappropriarsi del suo magistero, della sua poesia. Osvaldo Paniccia e Andrea Di Pré ringraziano voi e chiamate l'artista e venite qui a Terracina per andare oltre la schiavitù del tempo.